Signore, grazie ancora questa sera per questo grande privilegio che ti ha voluto concedere alla vita nostra, Signore Gesù. Perché per noi sembra un grande privilegio, Signore, poter essere la divina presenza. È un onore poter dialogare con te, Signore, perché tu sei qui presente in mezzo di noi. E noi diciamo come stessa venuto a prendere piena residenza, Signore. Voglio tu guidare ogni cosa per la tua gloria. Voglio tu servirti di noi, Signore, come tu vuoi, Signore Gesù. Oh Dio potente e misericordiosa, quale grande privilegio abbiamo ricevuto da te, Signore, di poter, Signore, dialogare con te, di poterci presentare davanti al trono di grazia e poter discutere insieme a te, Signore, grazie Gesù. Io tu questa sera, Signore, voglio tu toccare i cuori di quanti ascolteranno, sia dalle finestre, dai balconi, sia per via di internet, Signore, voglio tu toccare il loro cuore, perché tu sei colui che compungi i cuori di peccato. E noi questa sera ancora questo vogliamo ancora testimoniare, perché ancora tu sei ancora un Dio potente di una volta, ancora oggi sei pronto ad operare, sei pronto a dare libertà, sei pronto a dare forze per affrontare ogni cosa, Signore. Sì, Dio di gloria, siamo ben certi tu questa sera opererai, toccherai i cuori, perché Signore tu ami la tua creatura, Signore, e noi ti ringraziamo già anticipatamente per quello che farai, Signore. Voglio ti intervenire potentemente, Signore Gesù. Grazie, Signore, ancora per quello che fai, Signore. Te lo chiediamo ancora nel nome di Gesù, Padre, in quel nome glorioso che benedetto in eterno, Gesù. Alleluia, Gesù. Gloria al tuo nome, Gesù. Grazie, Gesù. Gloria a Dio, Signore, grazie, Gesù. 485. Amen. Benedetto sei Gesù, gloria al tuo nome Gesù. Se sei stanco di cercare in vano, se stavo di parlare così, smetti di sognare, esci dall'ombra, lascia tutto ai piedi di Gesù, dona tutto a Gesù, dona tutto a Cristo, i tuoi sogni infranti e il tuo deluso, dona tutto a Gesù, dona tutto a Cristo e trasformerà in gioia il tuo dolore. E non ha promesso sempre il sole, neanche le tempeste non avere, nei nostri cuori ha messo un canto e vittoria sempre ci darà. Dona tutto a Gesù, Gesù, dona tutto a Cristo, i tuoi sogni infranti ed il tuo cuore deluso. Dona tutto a Gesù, e trasformerà in gioia il tuo dolore. Dona tutto a Gesù, dona tutto a Cristo, i tuoi sogni infranti e il tuo cuore deluso. Dona tutto a Gesù, dona tutto a Cristo, e trasformerà in gioia il tuo dolore, e trasformerà in gioia il tuo dolore. Gloria a Dio, accomodati. Belle parole. Dona tutto a Gesù.
E quando si dice dona tutto a me ed io ti aiuterò ed io ti darò forza, ma dona tutto a me, dice Gesù. Ed è bello quando incominciano i nostri cuori ad arrendersi ai piedi di Cristo Gesù. Perché ogni volta che noi ci arrendiamo vediamo la mano potente di Dio che si avvicina verso la nostra vita. Più noi ci arrendiamo e più Gesù ci innalza. A volte diciamo si parla e dice ma come mai non funziona questo discorso? E all'incontrario, noi ci abbassiamo e Gesù ci innalza. Che nella vita attuale chi si abbassa è come se si, come se sarebbe qualcuno di nulla. Invece noi figli di Dio quando ci abbassiamo ai piedi di Cristo Gesù, Lui ci porta in alto, ci innalza, ci dà forza, ci dà coraggio, ci dà vittoria. Perché nel nome di Gesù abbiamo ricevuto vittoria. Ed è una bella cosa, ogni volta quando leggiamo la parola di Dio e dice Signore non vi è dato uno spirito di debolezza o uno spirito di timidezza. Ma Gesù a noi dice a Dio che ci ha dato uno spirito di forza, di coraggio e di autorità. E gloria a Dio per questo. Ed ognuno di noi ne dovremmo fare di questo veramente un pensiero grande. Perché se Gesù ce l'ha detto, noi dovremmo mettere in atto. Se non è qualcosa come abbiamo ricevuto un assegno e non lo diamo mai a scambiare alla banca. L'abbiamo in tasca e lo teniamo sempre in tasca e rimane solamente un pezzo di carta. Ma Gesù non ce l'ha dato per tenerlo in tasca, ce l'ha dato per poterlo mettere all'opera. Gesù ci ama, dai tutto il cuore a me, dice Gesù. Gloria a Dio. Stavo leggendo un po' la parola di Dio stamattina, leggevo delle frasi bellissime e volevo pochi versi condividere insieme a voi, perché alla fine, sapete, noi abbiamo scoperto una cosa meravigliosa, che quando andiamo alla parola di Dio, già di prima mattina, già troviamo quella forza, quella benedizione che Dio ci darà tutto il giorno, perché poi il giorno incomincia, andiamo a lavorare, perché siamo delle persone che lavoriamo, e in quel giorno lavorativo troviamo la forza che Dio già ci ha dato di mattina. E noi ancora insieme questa sera vogliamo comunicare questo a chi ci ascolta da lontano, dai balconi. Il nostro Dio non è, come dice qualcuno, un Dio. Il nostro Dio è Dio. Non è un Dio, il nostro Dio è Dio. E noi la mattina quando già ci alziamo e facciamo colazione per il corpo, ma poi dobbiamo fare anche la colazione spirituale. A volte diciamo Signore, ma io dico sempre, ho detto io e detto a me stesso, meglio alzarmi 5 minuti prima la mattina, faccio colazione, poi dice ma è troppo presto, non ha importanza, poi la sera dormiremo. Ci alziamo ancora di prima, ma non ce la faccio, riduciamo. Invece che ti alzi alle 5, 5 meno 20, ti alzi alle 4 e mezza, non ti preoccupare, riduci alle 4. Dio ci darà sempre più forza per poter affrontare la giornata. E quando incominciamo poi a prendere la parola di Dio, incominciamo a cibarci della sua santa maestà, poi diciamo Signore grazie. E stamattina questo, leggendo la parola di Dio, disse Signore grazie, e volevo condividere, ma poi si trova la prima lettera di Giovanni, dove l'intestazione già dice dal primo mattino Dio è luce e bisogna camminare nella luce per avere comunione con Lui. Gloria a Dio. Allora Dio ci esorta e ci dice questo: questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. E se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Cristo Gesù,
Tuo figlio ci ha purificato da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele, è giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Gloria a Dio. Pensiamo un po' queste frasi. Alla mattina Gesù ci dice: questo è il messaggio che abbiamo di questo è Giovanni e stava parlando e stava dicendo al popolo: questo è il messaggio che Gesù ci ha dato. Lui è luce. E se Gesù è luce, noi dobbiamo essere luce. Se abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, il mio comportamento, il tuo comportamento deve essere da figli di Dio, deve essere di luce, perché non possiamo dire di essere luce e poi pecchiamo, di essere luce e poi non facciamo ciò che ci dice la parola di Dio, diciamo di essere luce e poi camminiamo per i fatti nostri, perché e vabbè, per una volta che succede? Una volta oggi, una volta domani, una volta il dopodomani, e sarà sempre una volta. Ma non dimentichiamo che un goccio d'acqua che gocciola giorno dopo giorno, un goccio d'acqua in una pendenza diventerà un ammasso d'acqua, così diventerà il peccato. Se noi abbiamo accettato Gesù, dobbiamo essere di luce per il mondo, e il mondo che ci ascolta, il mondo che ci guarda, noi questo dobbiamo riflettere, che noi siamo la luce del mondo, e se noi siamo la luce del mondo ci dobbiamo comportare da figlioli di Dio. A meglio quando ci guarda qualcuno nel nostro già parlare, quando siamo insieme agli altri, quando ci troviamo nella massa, incominciamo noi a parlare, gli altri devono guardare, devono dire, si alzare la testa e dire: ma questo è diverso, questa donna è diversa, perché dalla nostra bocca deve uscire un odore soave, non può uscire più sporcizia dalla mia e dalla tua bocca. Ecco perché noi ancora questa sera siamo qua, perché vogliamo testimoniare agli altri che oggi Gesù, ancora oggi in questi istanti, è pronto a liberare, a guarire. Ancora oggi Gesù vuole fare questo. Ma la testimonianza deve essere la mia testimonianza, la tua testimonianza, la tua testimonianza, affinché il mondo possa vedere che veramente ancora oggi Dio c'è. E noi questa sera ci siamo riuniti ancora in questa sera per questo. Stiamo testimoniando ancora a coloro che ci ascoltano che Dio è reale ancora oggi, non è cambiato. Dobbiamo essere luce. E se dobbiamo essere luce, dobbiamo camminare come camminò Gesù, seguaci di Cristo Gesù. Non è così? Amen. Se non siamo discepoli di Gesù, siamo discepoli di Gesù, amen. Allora camminiamo sopra i passi dove camminò Gesù. Cioè, ma come? Sì, leale. Sì, preciso, ma non possiamo essere, vabbè, siamo nella carne. Ma io penso che ognuno di noi non facciamo più quelle cose che facevamo una volta. Se no, abbiamo cambiato il Signore, ma no, abbiamo cambiato il nome, Signore. No, noi non abbiamo cambiato il nome. Gesù ci ha cambiato la vita. Amen. Siamo diventate delle nuove creature in Cristo Gesù. Abbiamo cambiato ogni cosa. Se vogliamo veramente ereditare il regno di Dio. E vi dico la verità, ne sono felice. Qualcuno gli diceva: ma forse era meglio ancora prima, forse è verità, forse era molto molto meglio se lo avevamo conosciuto, ma molto molto prima, invece di cadere prima nella sporcizia, perché eravamo nel fango e nella sporcizia. E Dio, Signore, grazie, Signore. Grazie perché ci hai tirato fuori. Io a volte dico: sì, ma come hai fatto, Signore? Perché non lo comprendo neanche io. E poi Gesù ci ha tirato fuori.
con una parola, non ha fatto chissà niente, ma con una parola che è arrivata nei nostri cuori, è riuscito a tirarci fuori dal fango. E oggi noi cosa facciamo? Con tutto il cuore veramente diciamo: Signore, grazie, grazie, perché tu sei dentro, dentro i nostri cuori. Grazie. Sapete, questo messaggio questa mattina è arrivato al mio cuore di mattina, e tu, Signore, ora possiamo andare a lavorare. È stata la colazione che dobbiamo fare alla mattina ognuno di noi, la colazione spirituale. Perché non basta solamente la colazione per riempire la pancia, ma la madre c'è la colazione spirituale. Chi può fare 5 minuti, chi può fare 10, l'importante è che facciamo colazione spirituale, affinché possiamo essere veramente di buona testimonianza. Dobbiamo portare anima a Cristo Gesù. Non ce le possiamo portare con le mie belle parole, non ci riusciremo mai. Non ci riusciremo mai. Noi potremo portare solamente anima a Cristo Gesù quando la mia vita, la tua vita è consacrata, e il Signore si userà di me e di te. Una parola che arriverà nel suo cuore farà una rivoluzione in colui che ti ascolta. Se no, scusatemi se lo dico, ma è verità. La nostra vita deve essere rivoluzionata. Dentro deve essere rivoluzionata per Cristo Gesù. Qualcuno ci dice: ma voi siete possedute. Hai detto vero, hai detto verità. Sono posseduto di Cristo Gesù, lo posso testimoniare. Dice: ma come? Sì, perché Gesù è venuto a abitare dentro il mio cuore, lo Spirito di Dio, e sono posseduto dal Signore. E ne siamo più che contenti, siamo felici. E vogliamo essere sempre più immersi in Cristo Gesù. Gloria a Dio. Grazie, Gesù. Andiamo un canto, fratelli. 7:7-8. Insieme daremo gloria a Dio. Insieme, così coloro che stanno ascoltando ascoltano qualcosa, perché arriverà nel loro cuore. Gloria a Dio, amen. Benedetto sia Gesù. Signore, gloria al tuo nome. Nel frattempo riscaldiamo i cuori, lasciamoli stare, fratelli, loro mischiano. Noi nel frattempo diamo gloria a Dio nei nostri cuori, così i cuori incominciano a infuocare. Benedetto sia il Signore Gesù, gloria al tuo nome, Gesù. Signore, grazie, Gesù. Alleluia, gloria al tuo nome, Gesù. Ci sarà come un vento che impetuoso soffierà, e lo Spirito verrà, su di noi si poserà, e ripieni di potenza ci farà. Pentecoste, la nuova Pentecoste ci sarà, come un vento che impetuoso soffierà, e lo Spirito verrà, su di noi si poserà, e ripieni di potenza. Accendi un fuoco dentro di me e brucia ciò che non piace a te. Trasforma il mio cuore, fa che sia santo, 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 santo. Santo, una nuova Pentecoste ci sarà.
che impetuoso soffierà, soffierà, e lo Spirito verrà, su di noi si poserà, e ripieni di potenza ci farà. Accendi un fuoco dentro di me e brucia ciò che non piace a te. Trasforma il mio cuore, fa che sia santo, 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 santo. Accendi un fuoco dentro di me e brucia ciò che non piace a te. Trasforma il mio cuore, fa che sia santo, 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 santo. Accendi un fuoco dentro di me, accendi un fuoco dentro di me, e brucia ciò che non piace a te. Trasforma il mio cuore, fa che sia santo, 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 santo. Ci andiamo in preghiera, nel frattempo cominciamo a pregare per questo paese, ma noi cominciamo a prendere la mano di questa sera. Ci andiamo in preghiera e diamo gloria al nostro Signore, alleluia, che Dio opera potentemente in questo paese per la sua gloria. Dio potente e misericordioso, alleluia! Signore, gloria al tuo nome, Gesù, alleluia! Benedetto sei tu, Dio degli esercizi, alleluia! Oh, Re di gloria e di amore, alleluia! Gloria al tuo nome, Gesù! Spirito di Dio! Spirito di Dio, questa luce di pace è tuo popolo! Grazie, Spirito di Dio, sei qui. Voglio quando stanno ascoltando per queste anime nuove, tocchi fuori per la tua gloria, Signore, alleluia. Oh, Re chi ama, alleluia, Re di gloria, benedetto sei tu, Dio degli esercizi, gloria al tuo nome, Gesù, gloria al tuo nome, Signore, ti rendiamo lodi e onore, Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, da Camanai, alleluia. Signore, sei meraviglioso, Gesù. Signore, sei meraviglioso, Signore. Oh, gloria al tuo nome, Gesù. Signore, grazie, Gesù, perché tu sei fedele, Signore. Grazie perché tu sei fedele, Signore. Gloria al tuo nome, Gesù, grazie, Spirito di Dio. Oh, Re della Camanaia, Re della Gloria, alleluia. Signore, continua ad operare, Signore, continua ad operare, Signore, per la tua gloria in questo mondo ingannatore. Fa che la tua luce possa arrivare in ogni cuore, oh Spirito di Dio. Quella luce meravigliosa che apri i nostri occhi. Oh Dio di gloria, alleluia, gloria al tuo nome, Gesù. Signore, gloria al tuo nome, Signore Gesù. Grazie, Spirito di Dio, alleluia. Glorifica il tuo nome, Signore, glorifica il tuo nome.
stasera, perché tu sei degno di essere innalzato e glorificato. Se tu sei degno, Dio, di lode, di gloria e di onore. Alleluia. Oh Re, chi alleluia, Re della gloria. Grazie, oh Spirito di Dio. Grazie, oh Spirito di Dio. Alleluia. Benedetto sei tu, Dio degli eserciti. Signore, grazie, non abbiamo mai potuto ringraziare, Signore, per la tua grande benignità, Gesù. Gloria al tuo nome, Signore Gesù, Riemanaia, Gesù. Gloria al tuo nome, Signore Gesù, grazie. Signore Gesù, grazie. Signore, grazie. Benedetto sei, Gesù. Signore, gloria al tuo nome, Gesù. Gloria a te, Signore Gesù. Gloria al tuo nome santo, Signore Gesù. Santo sei, Signore Gesù. Signore Dio, veniamo a te nel nome di Gesù, Padre. E ti vogliamo ringraziare, Signore, ancora per questa opportunità. Signore, veramente noi ti ringraziamo per come tu hai preparato ogni cosa, Signore. Non c'è clima, Signore, non c'è niente, Signore, né condizione meteorologica, Signore, che ci può fermare, Signore, che può fermare la tua parola. Noi ti ringraziamo, Signore, perché sappiamo, Signore, che tu guidi ogni cosa, Signore Gesù. Voglia tu, Signore, veramente guidare, Signore, chi predicherà, Signore, questa preghiera, i cantici, Signore. Ma soprattutto, Signore, noi ti chiediamo di aprire, Signore, il cuore, Signore, di quanti ascoltano la tua parola, Signore, perché senza di te, Signore, senza Gesù, non c'è vita, Signore Gesù. E noi siamo qui, Signore, a testimoniare, Signore, che tu sei l'unica via che porta al cielo, Signore Gesù. Benedici, Signore, quanti ascoltano, Signore, e ti chiediamo di restare con noi, Signore, ancora in questa serata, per Cristo Gesù, benedetti in eterno. Signore, gloria al tuo nome, Signore. Signore, gloria al tuo nome, Gesù. Grazie per la libertà che si è concesso, Signore. Grazie per la libertà che hai messo nei nostri cuori, Signore. Quella libertà pura e sincera di poterti innalzare e glorificare. Signore, grazie per questo grande privilegio, Signore. Ma che il mondo possa anche loro conoscere questo grande privilegio. Voglio tu concedere veramente a questo mondo, Signore, libertà. Libertà nei cuori, Signore. Oh, Dio degli eserciti, intervieni, Signore. Intervieni in questo mondo, Signore, tenebroso. Affinché, Signore, la tua creatura possa godere delle tue meraviglie, Signore. Oh, benedetto sei tu, Dio di gloria. Grazie, Signore. Grazie perché siamo la tua divina presenza. Grazie perché stiamo gioendo ancora in questa sera insieme, Signore. Oh, Dio di gloria. Ancora questa sera ci aspettiamo delle grandi cose, perché ogni volta ci riuniamo tu non ci lasci mai a bocca chiusa, ma tu ci riempi sempre del tuo Santo Spirito. Tu ci dai forza e coraggio, tu illumini la nostra mente e ci dai forza, Signore. Grazie, Dio degli eserciti, Signore. Ancora ti preghiamo ancora per fratello Leonardo questa sera, voglio tu benedirlo grandemente, Signore. Sì, perché sia un cane di benedizione per l'anima nostra, Signore. Ungilo dall'alto potentemente, Signore Gesù. Voglio tu preparare i nostri per poter ricevere ancora, Signore. Voglio tu preparare ancora i cuori di coloro che ascoltano là di fuori, Signore. Sì, Signore Gesù. Che la tua parola questa sera possa fare brecce nei cuori, Signore Gesù. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Gloria al tuo nome, Signore. Bea manacanassi, alleluia. Benedici il Signore, oh anima mia, lode il suo santo nome. È tempo di cantare a te.
cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Benedici il Signore, oh anima mia, loda il suo santo nome. Bontà, io resterò a cantare, mille ragioni ancora troverò. Benedici il Signore, oh anima mia, loda il suo santo nome. Grazie perché questo sei stato tu, Signore. E noi ti ringraziamo per questo, diciamo ancora insieme, Signore, aiutaci a potersi santificare sempre di più, giorno dopo giorno, per la tua gloria, Signore. Grazie, Signore, continua a benedirci, Signore. Sono ancora nel nome di Gesù. Amen. Gesù. Gloria al tuo nome, Gesù, grazie. Gesù. Amen. Gesù. Benedetto sei Gesù. Gloria a Dio, grazie Gesù. Sapete, me ne rallegro perché vedo che siamo molto di più. Perché si vede ancora nei nostri cuori se il desiderio di lodare Dio. Allora, chi di prima, che è un po' più tardini, ma abbiamo il desiderio, andiamo a Porticello a dare gloria a Dio. E questo facciamo in un modo che questo desiderio possa crescere sempre, sempre di più. Gloria a Dio. Amen, fallami. Fallami, se vuoi testimoniare, facciamo due testimoni, non ti preoccupare, ma devi venire qua, non ti sento, fallami.
Non ti preoccupare, facciamo testimone anche il nostro fratello. Forza fratello fedele, un fratello, uno di quei fratelli più grandi. Attenzione. Alleluia, gloria a te Signore. Gloria a Dio, la mia testimonianza sarebbe un po' lunga perché... Stringi un po'. Ah, vabbè, gloria a te Signore Dio. Io ringrazio il Signore che fin qui mi ha dato la forza e il suo amore non si è dipartito da me. Lo ringrazio con tutto il cuore, che più vivo e più il Signore mi dà forza, coraggio e soprattutto ancora sapienza nella sua santa e benedetta parola. Gloria a Dio, alleluia. La mia testimonianza è grande perché io ero idolatro, Signore. Il Signore lo sa, e mi ha fatto vedere tante cose, che portava zaine, chine di idolatria dietro le spalle e i piedi tutti infangati, e mi presentavo davanti al trono di Dio come se era tranquillo, non aveva fatto niente. Oh Signore Dio, ma quando il Dio mi disse: guardati come sei combinato, guardati, e tu dici che sei giusto, oh Dio dell'universo, non c'è nessun giusto sulla terra, siamo stati giustificati per il prezioso sangue di Gesù, ma l'uomo per se stesso non è giusto. E se ognuno si esamina la sua coscienza, deve dirlo che non c'è giustizia nell'uomo, ma grazie a Dio che ha dato la sua vita per giustificarci. Grazie Signore. Perciò volevo dire, io ero un idolatro, cercavo nelle tombe, ho lavorato tanto a Palermo e facevo scavi molto profondi, e abbiamo trovato delle cose antiche, cose che avevano valore e cose che non avevano valore, ma il diavolo mi aveva messo nel cuore di impossessarmi di queste cose, e faceva di giorno, quando si scavava se c'era qualche cosa ci scendevo io, che facevo il capo cantiere, il capo squadra, e quando c'era qualche cosa la copriva, ci diceva non c'è niente, e poi la notte ci andava solo e andava a prendere queste cose. Ma vedi quanto il diavolo ha la potenza di cambiare i cuori degli uomini. E ciò dobbiamo attaccarci di più a Dio, alleluia, perché egli va attorno, dice, come un leone ruggente cercando chi possa divorare, e se noi gli diamo un po' di spazio, poco, e dice questo è niente, ma questo lo posso fare, ma questo no. Tu ti riduci povero e nudo e senza il Signore, deve cercare del continuo la faccia del Signore. Alleluia! Il Signore vuole un popolo santo, perché senza la santificazione nessuno vedrà la sua faccia. Non ci illudiamo, perché siamo qui tutti qui, non ci illudiamo di essere evangelici, perché il Dio non si esamina ogni cosa, e ogni cosa è nuda davanti a Dio. Umiliamoci e cerchiamo lo Spirito Santo, perché senza lo Spirito Santo tu non hai forza e un giorno non andrai col Signore. Cercate, quelli che non avete lo Spirito Santo, smuovetevi, pregate, che il Signore è franco nel dare e vuole dare ogni cosa a tutti, specialmente lo Spirito suo, che è di forza e di coraggio. Alleluia. Ringrazio il Signore che adesso sono qui a dare la mia testimonianza, e lo voglio pregare con tutto il mio cuore.
oh Signore Dio dell'universo, non lo so cosa vorrei dire. Cercate il Signore mentre si può trovare e invocatelo mentre è vicino, perché verranno i giorni che il Signore non si troverà più, perché la parola di Dio verrà celata, verrà chiusa, ma quelli che ce l'hanno nel cuore nessuno ce la potrà rubare. Perciò cerchiamo il Signore mentre siamo in vita. A Dio la gloria e ora in eterno. Amen. Gloria a Dio. Fratello, io insieme a lui, insieme al fratello Bartolone, perché forse sono i più grandi della comunità, sapete, io li ammiro. E a volte dico, io lo dico a me, ma a volte lo dico ai giovani. Giovani, prendiamo esempio di queste persone così grandi, che ha 90 anni, che ha 92 anni, e ancora hanno il desiderio, perché ci telefonano, ci venite a prendere, e li andiamo a prendere a casa, gloria a Dio, li portiamo in comunità. E dico, Signore, a volte dico, giovani, prendiamo esempio di queste persone, perché a volte la gioventù, stasera va bene e ci vado domani e va bene, devo studiare, devo fare qualche cosa, devo fare, e prendiamo Dio e lo mettiamo sempre più al secondo, terzo posto, forse più sopra. Ma che Dio ci aiuti. Adesso passiamo all'altra testimonianza, dalla persona grande o una persona giovane. Fallo vedere, dai. Ci vuole anche un giovane che testimoni, una persona anziana come esperienza, un giovane come nuova per domani, vai. Pace a tutti, io sono Francesco, per chi non mi conosce, provengo dalla chiesa di Palermo, ho 22 anni e ancora studio all'università. Io ho una testimonianza un po' particolare, perché ho accettato Dio nella mia vita quando ero un adolescente, all'inizio della mia adolescenza, a 14 anni, e subito dopo qualche mese addirittura ho richiesto anche il battesimo in acqua, e dopo qualche tempo sono anche stato battezzato nello Spirito Santo da parte di Dio. Però era come se ancora qualcosa nella mia vita fosse effettivamente incompleto, come se ancora mancasse qualcosa, come se ancora non fossi maturato abbastanza. Ho vissuto un'adolescenza difficile, perché sin da quando appunto mi sono apprestato a diventare adolescente, i miei genitori hanno cominciato il loro processo di separazione. Io sin da ragazzo ho vissuto delle scene forti, perché ogni giorno assistevo a qualcosa che spezzava sempre di più il mio cuore e quasi lo induriva. Perché vedevo mio padre affetto da una grandissima dipendenza, quella dell'alcol, che lo ha portato letteralmente a distruggere non soltanto la nostra famiglia, ma anche se stesso. Ho assistito appunto a tanti litigi. Alcuni litigi erano violenti soltanto a parole, altri erano violenti con i fatti. E per un ragazzo che vede i suoi amici felici con la propria famiglia non è affatto semplice, perché io ho avuto sempre la mancanza della figura paterna nella mia vita e vedevo i miei amici che erano felici nel raccontare di quello che i loro padri erano in grado di fare per loro. Vedevo i miei amici che mi raccontavano di come andavano col papà allo stadio o di come andavano col papà da qualsiasi altra parte. E a me questa cosa mi mancava e provavo a nascondere il più possibile, però a volte mi spezzavo. E c'è stato un momento della mia vita in cui Dio mi ha detto una cosa in particolare, proprio quando i miei si sono definitivamente separati. Mi disse: ti prometto che d'ora in poi, nonostante tu abbia questa mancanza, io sarò pronto a coprirla per te.
io sarò pronto a essere come tuo padre. Sarò sempre presente per te. Ci sarò nei momenti felici, ci sarò nei momenti tristi. E ogni qualvolta avrai un dubbio, un pensiero, ogni qualvolta avrai bisogno di confidarti con qualcuno, io sarò lì. E posso dire che effettivamente è stato così. Dopo qualche tempo, nonostante io avessi, diciamo, tanti risentimenti nei confronti di mio padre, perché appunto lo vedevo come la figura nemica della sanità della mia casa, della pace della mia casa, dopo qualche tempo Dio ha messo nel mio cuore di perdonarlo di tutto ciò che effettivamente ci aveva fatto passare. E mi ricordo che dopo circa 1-2 mesi da quando io ebbi questa conversazione con lui, è arrivata una notizia a casa nostra, diceva che era morto, aveva avuto un infarto e non c'era più. E devo essere sincero con voi, all'inizio non sono riuscito a metabolizzare la cosa subito, perché effettivamente avevo vissuto una parte della mia vita in cui avevo appunto sperimentato questo distacco da lui, quindi effettivamente non ne sentivo quasi la mancanza. Però è venuto un momento, il momento della pandemia, in cui più ho sentito una mancanza, ho realizzato che effettivamente tutto ciò che magari mi ero preposto di fare un giorno, e magari tra le cui cose vederlo il giorno della mia laurea, il giorno del mio matrimonio, oppure avere soltanto un semplice dialogo con lui, un semplice rapporto, non lo potevo più fare. E quando ho scoperto quella cosa lì, mi è crollato il mondo addosso, perché tutte quelle ferite che effettivamente non ero riuscito ad affrontare e tutte quelle ferite che effettivamente non si erano cucite, non erano guarite in me, sono venute tutte a galla, tutte in quel momento. E in quello stesso momento in cui soffrivo per una cosa, durante il periodo della pandemia, ho sofferto per un altro motivo, ho avuto un'altra sofferenza. E posso dire benissimo che questi due eventi, in quel momento lì, hanno completamente stravolto anche la mia concezione della grazia di Dio, che fino a quel momento non avevo capito effettivamente appieno, perché ho vissuto qualcosa che tutti i ragazzi vivono. E avevo avuto un problema d'amore, perché la ragazza con cui stavo al tempo mi aveva lasciato, e lì il mio cuore si è spezzato ulteriormente per un'altra cosa. E ho vissuto dei mesi veramente difficili, ho vissuto dei mesi in cui non riuscivo più a trovare la luce, non riuscivo più a trovare la luce in me, mi sentivo avvolto dalle tenebre, perché vedevo che tutto era scuro, vedevo che tutto stava andando male. Però a un certo punto ho sperimentato la grazia di Dio come effettivamente non l'avevo mai sperimentata, ho sperimentato una grazia in grado di essere più grande di ogni dolore, una grazia di essere più grande di ogni ferita, più grande di ogni circostanza, più grande di qualsiasi cosa mi potesse mai capitare. E infatti proprio in quel periodo Dio mi ha parlato con un versetto che è il mio versetto preferito, perché è il versetto della mia testimonianza, in 2 Corinzi 12, il versetto 9, che dice: egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su me. In quei momenti in cui ero messo a nudo dalle mie debolezze, ero messo a nudo dai miei dolori, da tutto ciò che mi stava capitando, Dio mi ha fatto capire una cosa: che era necessario. Era necessario passare quelle cose là, perché effettivamente noi esseri umani impariamo ad essere forti soltanto quando soffriamo, soltanto quando ci spezziamo, perché lì sperimentiamo che senza Dio non possiamo fare nulla. Lì sperimentiamo che Dio effettivamente ha potere su di noi. Sperimentiamo che Dio, che è il nostro creatore, il nostro padre, può effettivamente sollevarci e guarirci da qualsiasi cosa ci possa capitare. E io questo nella mia vita l'ho sperimentato. Ho sperimentato questa grazia completa, una grazia che fino allora non avevo sperimentato. E posso dire che Dio c'è sempre stato, e sono sicuro che ci sarà sempre, in qualsiasi cosa mi possa mai capitare. E quello che voglio dire oggi attraverso questa testimonianza, che purtroppo non è stata tanto breve, che qualsiasi sia la tua circostanza, che tu abbia perso una persona cara, che tu
senta la mancanza di una persona nella tua vita, che tu stia attraversando semplicemente una difficoltà economica, sentimentale. Io sono sicuro che Gesù è accanto a te, sono sicuro che Gesù può guarirti, sono sicuro che Gesù può darti tutto ciò che ti manca. Sono sicuro che Lui è in grado di completare quella parte di te che effettivamente si sente mancante di qualcosa. Nell'ultimo periodo ho sperimentato un'ulteriore sofferenza, diciamo così, perché all'inizio di quest'anno mia madre è stata male, è stata in ospedale per diversi mesi. Però posso dire una cosa, che nonostante io a un certo punto fossi quasi un po' arrabbiato nei confronti di Dio, perché dicevo: Signore, ma perché deve capitare per forza tutto nella mia famiglia? Dio mi ha ricordato una cosa, che noi non siamo i protagonisti della storia dell'umanità. Io non sono il protagonista della storia dell'umanità. Tutti passano determinate cose, tutti hanno i momenti no, tutti nella loro storia passano dei momenti che ci servono appunto per formarci. E quei momenti che ognuno passa servono alle altre persone che ci stanno attorno. Perché quando noi usciamo da una situazione e ne usciamo più forti e riusciamo a essere in grado di testimoniare ciò che Dio ha fatto per noi, ci sono sicuramente le persone attorno a noi che hanno bisogno della nostra testimonianza. Dio sa che può arrivare ai cuori di quelle persone soltanto attraverso quella testimonianza tua. Quindi anche se ti senti sconfitto in questa sera, sicuramente la tua sconfitta servirà di vittoria a qualcuno. Dio ci benedica. Gloria a Dio. Che Dio ti continui a benedire per la situazione che hai passato e che passi. Sapete, ma qualcosa mi ha colpito al di fuori di tutte le situazioni, ma mi ha colpito perché ha trovato la forza in Cristo Gesù. Ha detto che finalmente quel giorno riuscì a perdonare suo padre. Scusate, umanamente parlando è difficile, non ci sentiamo belli. Umanamente parlando è difficile perdonare colui che ti fa così tanto. Eppure l'amore di Dio l'ha fatto perdonare, non è stato lui, non siamo capaci. Eppure l'amore di Dio nel suo cuore è riuscito a perdonare, vogliamo dire, il suo nemico, perché per lui era un nemico, gli ha fatto tanto di quel male. Eppure l'amore di Dio è quello che compunge i nostri cuori. L'amore di Dio ci fa perdonare il nostro prossimo. L'amore di Dio è quello che cambia il nostro guardare, il nostro pensare, perché noi, se Cristo è venuto ad abitare dentro i nostri cuori, allora noi incominceremo a guardare con gli occhi di Cristo Gesù. Incominceremo a parlare con la bocca di Cristo Gesù. Incominceremo a pensare come Lui. Per questo è riuscito a perdonare suo padre. E gloria a Dio, è veramente un grande insegnamento. Che ognuno di noi possa fare un grande tesoro di questo, perché ne abbiamo di bisogno, perché a volte pensiamo che ci sentiamo e poi quando ci troviamo in alcune situazioni difficili non siamo capaci a volte a perdonare. Ma gloria a Dio, ringraziamo a Dio per questo. Cantiamo un cantico e poi passiamo alla parola. Benedetto sei Signore Gesù, alleluia Gesù. 977. Benedetto sei Gesù, grazie Signore. Grazie perché tu sei fedele, Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Gesù, dello Spirito Santo che noi veniamo, siamo riuniti insieme per lodare te, per invocarti e stare con te. Nel nome del Padre,
del Figlio Gesù, dello Spirito Santo che noi veniamo. Siamo riuniti insieme per lodare te e per invocarti e stare con te. Senti il suono che innalziamo a te, con i santi noi ti adoreremo, sulle ali tu e noi celebreremo, ed il mondo saprà che Dio sa. Figlio Gesù, è dello Spirito Santo che noi veniamo. Siamo riuniti insieme per lodare te e per invocarti, per stare con te. Senti il suono che innalziamo a te, con i santi noi ti adoreremo, sulle ali tu e noi celebreremo. Ed il mondo saprà che Dio salva, Dio salva, Dio salva, Dio salva, c'è speranza nel suo nome. Che innalziamo a te, con i santi noi ti adoreremo, sulle ali tu e noi celebreremo, ed il mondo saprà che, ed il mondo saprà che Dio salva, Dio salva, c'è speranza. Peccatore, ma non il peccato. Dio vuole salvare chiunque. Ma Dio dice ben chiaro: chiunque griderà a me sarà salvato. Gloria a Dio. Amen. Fratello mio, passiamo alla parola. Amen. 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 Gloria a Dio. E Dio ti benedica. Fratelli, pace del Signore a voi. Sì, grazie. Ci sentiamo sicuramente edificati, benedetti dal Signore, perché così è. Così è proprio vero. Il vostro Amen lo ha confermato e la presenza di Gesù è in mezzo a noi. Gloria a Dio. Voglio leggere con voi subito la parola del Signore. Ringraziamo Dio per la presidenza, i cantici, le belle testimonianze, le preghiere, le lodi. E voglio leggere con voi nel Vangelo di Giovanni, quindi Vangelo di Giovanni, o secondo Giovanni, capitolo 1, leggeremo il prologo e poi un po' di continuo, fino al verso 18, Giovanni capitolo 1, dal versetto 1. Dio sia lodato, dice così la parola. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, essa era nel principio con Dio.
ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso, cioè Giovanni, non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne, o è stata fatta carne, e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza, esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito di Dio, che nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Fin qui la parola benedetta del Signore. Gloria a Dio. Abbiamo cominciato con pochi e ci ritroviamo la tenda piena. Avevi ragione, io t'ho creduto, e diciamo, e così è, proprio c'è sete, c'è fame ogni sera, grazie a Dio. E io ringrazio la comunità di Bagheria, prima di tutto via Mendola, Porticello, le nostre missioni. Grazie a Dio il Signore ci concede di avere ancora, e speriamo non ci passi mai, la fame della parola di Dio, per poterla assimilarla e attuarla nella nostra vita. Diceva bene il fratello Fedele: verrà un tempo in cui la parola sarà celata, nascosta, perché il cuore degli uomini diventerà duro come il diamante. Ma ritornando al nostro testo, il verso 14 ci ricorda: la parola è diventata carne. Un'altra versione dice: la parola è stata fatta carne. E allora la prima domanda è: chi è la parola con la P maiuscola? La parola è il Figlio di Dio preincarnato, distinto da Dio Padre, ma coesistente con Dio il Padre, e quindi la parola esiste prima del tempo e prima della materia. Stiamo parlando di Cristo Gesù, gloria al Signore. Quindi ecco che la parola fin dall'eternità, gloria al Signore, era con Dio, era Dio essa stessa. Questa parola è diventata realtà per noi, diciamo, per gli uomini di allora, e per noi oggi attraverso la scrittura, realtà visibile, realtà udibile, tangibile, perché credo che i figliuoli di Dio realizzino la presenza benedetta del Signore.
noi usiamo un termine, la presenza di Dio è tangibile in mezzo a noi, io la sento, diciamo, no? L'avverto, perché Dio ha promesso che noi venissimo a contatto e beneficiati della sua presenza come una benedizione, non soltanto della realtà che egli è vicino a coloro che egli ha imbiancato col sangue di Gesù Cristo. E quindi la parola si è fatta carne, è diventata carne, e il versetto 14 ce lo ricorda, la parola è diventata carne, il figlio preincarnato di Dio è diventato uomo, gloria al Signore, parlò a quei tempi passati, il suo messaggio è il messaggio finale che completa il messaggio dei profeti, perché essi parlavano in vista di lui. Quando Gesù venne, venne la pienezza della salvezza, venne il Salvatore, e la scrittura ci ricorda: la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo parlato pure della luce all'inizio, e stasera, vedete, finiamo con la luce, perché la parola è diventata espressione della luce, gloria a Dio. Ma voglio con voi considerare perché la parola si è fatta carne. La parola è stata fatta carne per parlarci da parte di Dio. Gesù è venuto, venne e continua ancora oggi per lo Spirito Santo e attraverso la sua parola a parlare ai nostri cuori. Quindi la parola si fece carne, si incarnò, vero Dio, vero uomo, per parlarci. Benedetto il Signore. E Dio anche stasera, come allora, a te, a me, a qualcuno in particolare, Dio parla attraverso il suo figliuolo, attraverso il figlio suo Gesù Cristo, l'unigenito di Dio, il figlio incarnatosi nel grembo di Maria Vergine, ma generato dallo Spirito Santo del Signore, gloria al Signore. E Gesù ha parlato, Gesù Cristo ci parla della santità di Dio, Gesù ci parla attualmente dell'amore di Dio, così grande, così infinito, così potente. Gesù, fratelli e sorelle, ci parla ancora della santità di Dio, del giudizio di Dio sui peccatori, ma soprattutto ci parla della volontà di Dio, perché Dio vuole salvare gli uomini per portarli a salvezza. Dio salva. Abbiamo cantato Dio salva. Egli si è rivelato nelle diverse dispensazioni, nelle diverse epoche, ma come allora, in modi diversi, con periodi dispensazionali diversi, egli si rivelava ai patriarchi, si rivelava quindi a Israele, si rivelava ai profeti, si rivelava agli scrittori poi sacri che hanno composto il canone delle scritture completo, quindi la Sacra Bibbia, la parola di Dio per eccellenza. Ecco che il Signore ci ricorda stasera questa parola, che egli ha parlato soprattutto della volontà di Dio a salvare l'uomo per l'eternità, non per un giorno, non per un mese, non per un anno, non per periodi, ma per salvarci per sempre, gloria al Signore. E tanti di noi hanno preso l'impegno di non lasciare più Gesù mai, per nessun motivo. Anche Francesco ce lo ha ricordato. Dobbiamo continuare ad essere una luce che splende. Ed ecco che la parola ci ricorda questo, quanto abbiamo appunto udito. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia
e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, riporta Giovanni, l'apostolo dell'amore, gloria come di unigenito dal Padre. Questa parola, diciamo appunto, coesisteva con Dio, la parola era esistente prima del tempo e della materia, non ha avuto inizio, non avrà fine, nel principio era la parola. Notate, la parola era con Dio, la parola era Dio, essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Gesù ha parlato. Notate, e nel parlare agli uomini di allora, di 2000 e passa anni or sono, e parla stasera, ci raggiunge, ma Gesù ad alta voce esclamò: chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Gesù ha parlato e continua a parlare. Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo, le persone, gloria a Dio. E poi ancora, chi mi respinge, perché l'uomo ha il libero arbitrio, e non riceve le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato Lui quello che devo dire e di cui devo parlare, e so che il suo comandamento è vita eterna. Possiamo dire gloria a Dio. La sua parola genera, ci produce, o meglio ancora ci conduce a sperimentare la parola di Dio, Cristo Gesù, e a realizzare mediante Lui, mediante la fede, la vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre me le ha esposte, senza togliere nulla, senza aggiungere nulla. E la parola è stata fatta carne, non solo per parlarci da parte di Dio e comunicare stasera il giudizio di Dio, la comunione che puoi avere con Dio, la salvezza eterna che puoi afferrare da Dio, e la pace che puoi avere con Dio, e la giustificazione per fede, che è qualcosa di straordinario, che né santi, santini, né opere meritorie, né processioni, che dirvi, né voltarsi verso altre realtà filosofiche, religiose, religiose filosofiche, che sono un cambiamento al cristianesimo ormai stantio, arido, apatico, morto. Ma noi stasera, è stato ribadito all'inizio, non proclamiamo una religione, proclamiamo Gesù, la parola fatta carne, Gesù che vive in mezzo a noi, Gesù che ancora stasera è potente a salvarti e a darti la piena salvezza, e a poterti anche alzare dalla tua sedia, dove sei anche paralizzato dai sentimenti, soffocato chissà dalle amarezze della vita. Ma Lui ci sana, gloria a Dio, ci salva, ci ascolta, ci sostiene. La parola in secondo luogo è stata fatta carne per comunicarci la vita, perché tu ed io eravamo morti nei nostri peccati, ci ricordava il fratello. Il verso 4 mi ricorda quanto segue, una verità meravigliosa: in lei, nella parola, oh gloria a Dio, era la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Quanti hanno combattuto Gesù? Ha un demonio,
Chi lo segue è anch'esso un pazzo, è un rivoltoso, è un sobillatore, è un uomo che dà per togliere, ma egli era venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per noi. Aveva ribadito più volte: io non sono venuto per servire. Io non sono venuto per essere servito, scusate, ma sono venuto per servire chi? Te e me. Compiere l'opera suprema al Calvario per essere appunto per servire e non per essere servito, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. La vita di Gesù, fratelli e sorelle, la vita che Gesù ti offre, amico caro, amica che ci ascolti, giovane o persona adulta che tu possa essere, anche forse grande o più grande del nostro fratello fedele, eppure non mi dite che questo fratello anziano, perché noi non ne siamo assolutamente convinti, siamo certi di altro, che un uomo che non ha la vita di Cristo. Quale persona a quest'età che non ha Gesù cosa può dire di quello che lui ha detto? Non può dire nulla, potrà solo dire: ho vissuto la vita, ho cresciuto i figli, supponiamo che sia così, le cose sono andate come sono andate, e poi mi spetta quello che spetterà un giorno a tutti gli uomini. Noi abbiamo ascoltato un messaggio tutto al rovescio. Ha cominciato dalla bassezza, che egli, la sua vita era corrotta, come polvere impura, e ha continuato elevando, fratelli e sorelle, la sua fede, la sua testimonianza, innalzando Gesù Cristo il Signore che è in mezzo a noi. Che differenza, gloria a Dio, la differenza la fa Gesù nella nostra vita. E voglio continuare ancora, fratelli e sorelle, dicendovi che Gesù ci offre la vita, non solo la vita normale. Grazie a Dio abbiamo un corpo fisico, una vita psicologica, una vita intellettuale, ma Gesù, abbiamo un'esistenza, insomma, da portare avanti, lo diceva pure il fratello Antonio Aiello. Dobbiamo, insomma, a ottemperare i nostri impegni, ma vedete, la vita che Gesù ci comunica è la vita di Dio, gloria al Signore, è la vita divina che nessuno ci può dare, solo Cristo l'ha portata in terra, l'aveva preannunziata attraverso simboli, figure, personaggi, e le persone anche dell'antico patto e anche fuori dagli estremi confini di Israele credevano con fede all'Iddio di Israele. Non c'era Dio come lui, e ancora oggi lo stesso Dio non è mutato, gloria al Signore, è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, è il tuo Padre Celeste, è quel papà, quel padre che altrove, unico e trino, ma vogliamo appunto esporre l'espressione del Padre che ci ricorda: quando anche tuo padre e tua madre t'avessero abbandonato, io il Signore non ti abbandonerò mai, e mai ci abbandonerà il Signore. Non perché i genitori non siano capaci di portare avanti, non solo perché la vita è amara, le acque di questa vita sono amare e ci riservano, diciamo, delle infelici sorprese dalle quali Dio ci prende, ci rimpasta e ci aiuta ad andare avanti con la sua grazia, ma altresì, oltre a questo, abbiamo un Padre meraviglioso. Abbiamo Gesù, l'amico fedele, il Salvatore, abbiamo lo Spirito di Dio, colui che ha fianco a noi per consolarci, e quindi ecco, egli ci dona la vita divina, la comunione con Dio. Dio ha creato ogni cosa tramite la parola, perché la Scrittura dice che ogni cosa è stata fatta per mezzo
di Gesù Cristo, e senza di Lui neppure una delle cose fatte è stata fatta, perché in Lei era la vita era la luce degli uomini, e la luce degli uomini, la vera luce, splende nelle tenebre di questo mondo. Quante tenebre! Quante tenebre spirituali, quante tenebre immorali, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Gesù è stato combattuto fino al Calvario, combattuto mentre saliva al Calvario, combattuto nel Getsemani, combattuto dalla sua nascita fino alla sua morte alla croce. Ma alla morte sua alla croce, dopo aver compiuto il sacrificio universale, il sacrificio per il quale ogni persona che crede in Gesù con fede, con tutto il cuore, lo confessa quale Salvatore e Signore, mandato da Dio, l'unico che Dio ha potuto mandare dal cielo, l'unico che c'era, ecco, chi lo confessa riceve perdono e vita eterna. E lui poté dire, dopo aver sparso l'ultima goccia del suo sangue: Padre, tutto è compiuto, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Gloria al Signore. Poi il terzo giorno risorse, ed egli ascese alla destra di Dio dopo un po' di tempo, e la manifestazione certa che egli era salito al Padre, benché gli apostoli l'avessero visto salire e avessero udito la testimonianza degli angeli, la certezza assoluta che noi abbiamo ancora oggi che Gesù è salito, è il fatto che non solo ha salvato la nostra vita, come egli ha promesso nella sua parola, e può salvare anche te, tirarti dalle tenebre oscure del peccato, ma egli ha sparso lo Spirito Santo, gloria a Dio, che non si comunica con un vestitino, non si comunica con una festa, non si comunica con una liturgia, ma si comunica mediante la fede, come avvenne nell'alto solaio di Atti 2, vero fratelli e sorelle? Mentre erano riuniti in preghiera e invocavano la promessa di Gesù a Dio Padre, il Signore sparse lo Spirito Santo, e i circa 120, inondati, ripieni dello Spirito, del fuoco di Dio, cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Dio trasmette la vita spirituale a chi lo crede tramite la parola. Stasera questa parola, oh Gesù Cristo il Signore sta parlando alla tua vita, per tirarti fuori dalle tenebre anche demoniache, dalle tenebre che pervertono la tua esistenza, ti danno un'esistenza mediocre che non diventa nobile né col denaro, né con la cultura, né col saper fare. Tante cose, l'educazione è basilare, rendono un uomo nobile, una donna nobile, i figli nobili, l'istruzione è qualcosa di buono, ma ripeto, senza Gesù non c'è salvezza. Quando realizziamo Gesù, l'educazione, il rispetto che ci è stato inculcato cresce, e impariamo a dirci: perdonami fratello, perdonami sorella, preghiamo gli uni per gli altri, aiutiamoci nelle nostre fragilità e debolezze, e qualora ci fossero dei vizi che non possono essere vinti, delle brutte abitudini, Gesù è potenza che libera, gloria a Dio, è potenza meravigliosa, in Lui vi è una virtù che sana, che libera, che dona la forza dello Spirito Santo, e la parola è stata fatta carne per portarci la luce, gloria al Signore, sì, la luce. Il verso 10 ci ricorda queste parole che seguono e ci dicono:
e la vera luce che illumina ogni uomo, verso 9, stava venendo nel mondo. Stasera Gesù sta bussando alla porta del tuo cuore. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Quindi Gesù è venuto per portarci la luce. E al verso 4 dice: lei era la vita era la luce degli uomini, perché un'espressione della vita di Cristo, o della, diciamo, della salvezza, è anche la luce e l'illuminazione spirituale e, diciamo, la comprensione delle verità di Dio. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, e gli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, cioè a Cristo, affinché tutti credessero per mezzo di Giovanni. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Gloria a Dio. E Gesù venne. Venne, gloria al Signore, e si manifestò a Nicodemo, che viveva nelle tenebre morali della religione. Lui, un insegnante della legge, venne di notte a Gesù e, nonostante avesse delle parole di apprezzamento verso il Signore, Gesù gli disse più volte: tu che sei un dottore della legge, non conosci queste cose? Perché era necessario che, sebbene Mosè avesse dato la legge, era necessario che Nicodemo realizzasse la grazia e la verità che solo Gesù gli poteva donare. Gloria a Dio. E Gesù gli parla di un cambiamento, di una vita nuova generata dalla parola e dallo Spirito Santo di Dio. E ancora la scrittura mi ricorda che chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Quante persone dicono: io non riesco a dipanare queste tenebre, non riesco ad uscire. Ma questo testo ci ricorda che Gesù è colui che ci fa vincere il mondo. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Come disse Filippo all'eunuco: tu credi che Gesù è il Figlio di Dio? E quando lui lo confessò, dopo essere stato istruito dalla parola, e accettò Gesù, e fecero insieme una preghiera di ringraziamento a Dio perché gli aveva aperto il suo cuore, scesero ambedue nell'acqua, Filippo lo battezzò, e poi risalirono fuori dall'acqua, e l'eunuco, questo ministro della regina Candace, ritornò nella sua Africa, nella sua regione, felice e contento perché aveva conosciuto il Re dei Re e il Signore dei Signori. Tu a che punto sei, amico caro? Tu che ci ascolti, dove ti sei fermata? Dove ti sei fermato? Quali scuse stasera vuoi apporre davanti a Dio? Io, dice Gesù, sono la luce del mondo, e chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Questo non significa che chi segue Gesù non avrà incertezze. Non significa che chi vive nella grazia di Dio non attraverserà tribolazioni e spine. Non significa che non avrà difficoltà. Non significa che non conoscerà le lacrime e la tristezza. Certamente, certamente tutto questo ci potrà essere, ma grandi sono le consolazioni di Dio, perché la scrittura ci ricorda: consolate, consolate, consolate il mio popolo, perché Dio ti consola nel tuo dolore, Dio ti raggiunge. E anche se, diciamo così, c'è qualcuno che vive nell'incertezza, io voglio dirti: non vivrai più nell'incertezza, perché Gesù è la luce.
Gloria a Dio. Accendi una piccola lampadina in una stanza buia, vedi quanta luce farà. Gesù è la luce del mondo, è la luce della tua vita. Gloria a Dio. Benedetto il Signore. Forse sulla terra sarai lacerato, ma gloria al Signore, il Dio ti libererà da quella lacerazione, e dove c'è una lacerazione metterà la guarigione. Avrà sempre una medicina spirituale per te, affinché attraverso la sua pace potrai andare avanti di valore in valore, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dona abbondantemente, gloria al Signore. Tu non sarai trasportato dal dubbio, non sarai più lacerato, oh, non sarai più nell'incolmabile vuoto dell'anima, perché il peccato non solo è la trasgressione della legge di Dio, ma il peccato è una irrisolvibile, una, diciamo, incancellabile, diciamo così, azione o realtà che vive dentro l'uomo, che pur avendo ogni cosa è infelice e vuoto. Può colmare la sua esistenza giornaliera, mensile, annuale, per anni, con tante cose, ma il vuoto rimane sempre lì, e sembra che magari questa conquista, quell'altra cosa, un amore nuovo, diciamo così, parlo di chi è fuori della grazia di Dio, una realtà diversa, un acquisto di una villa immensa, e avere una grande servitù, e fare tanti viaggi, e fare tante esperienze, e godere tanti piaceri, e poter dire fin anche all'anima propria: anima, tu hai tanti beni, tu hai tante possibilità, mangia, bevi, godi, divertiti. Il peccato è lì perché rende l'uomo insaziabile, ma Gesù può riempire questa voragine. È una voragine. Gesù può riempire questa voragine. Gloria al Signore. E quindi stasera egli ti dona la luce della sua conoscenza. Non camminerai nell'ingiustizia, ma camminerai nella giustizia, con Gesù che ti metterà dinanzi la legge della verità, affinché tu piano piano la vivi, la realizzi, la metti in pratica, e mentre onori il Signore, Dio onorerà te, perché lui onora coloro che lo onorano. La parola è stata fatta carne anche per darti il diritto di diventare figlio di Dio. Ho quasi, diciamo, concluso, perché dice a un certo punto, cosa dice? La parola è diventata carne, ha abitato un tempo fra di noi, e poi dice che egli è venuto, il Signore è venuto in casa sua, in terra di Israele, e finanche nella sua casa, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, Gesù ha dato a questi il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà d'uomo, di carne, né da carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Nato da Dio. L'uomo dirà: salvato, io sono un nato da Dio, un nato di nuovo, perché la nascita di un figlio di Dio non è nascita naturale, non è una opera, diciamo così, come gli uomini intendono. Siamo felici quando viene alla luce un bimbo, una bimba, ma è una nascita naturale. Ma la nascita dei figli di Dio è soprannaturale, benedetto il Signore. È una nascita di rigenerazione da parte di Dio. La persona accoglie Gesù e gli risponde con fede a Cristo, con ubbidienza, e poi c'è l'opera potente e misteriosa dello Spirito Santo che rende l'uomo una nuova
creatura e dirà: sono nato di nuovo, gloria a Dio. Giobbe in qualche maniera realizza questa esperienza da uomo morto, quasi morto, come abbiamo ascoltato ieri sera, Dio lo riporta alla vita. Da persona, diciamo, in qualche modo indicata dagli altri, perduta, lui nella grande sofferenza che forse puoi avere tu, ebbe una parola di esultanza: io so che il mio Redentore vive. Alleluia, è vivente, e anche se dovessi prostrarmi per la vita o gli altri o le situazioni mi prostrassero fino alla faccia a terra, io so che il Signore risorgerà, il mio corpo darà vigore all'anima mia. E infine la parola non solo ci ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, ma la parola di Dio, Gesù, è venuto, si è incarnato per farci conoscere Dio. Se fate la domanda, le persone diranno: sì, lo conosco religiosamente, sì, ho avuto qualche esperienza, però non posso dire che è una cosa continua, forse c'è il dubbio, c'è il ma, non ci sono i punti di riferimento. Ma notate cosa dice qui: nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che te l'ha fatto conoscere, che l'ha fatto conoscere. E voglio concludere con un pensiero che ho voluto, diciamo, rapportare. Vuoi realizzare per fede stasera la parola vivente? Vuoi vivere nella morte o vuoi essere risorto con Cristo a vita nuova? Perciò stasera umiliati, invoca Dio, aprigli il tuo cuore e sarai salvato, non per un giorno, non per un anno, non per un mese, ma per l'eternità. Ti darà una salvezza eterna. Non staccarti mai da Gesù. Stasera la parola è venuta per te, accettalo come il tuo personale salvatore. Che Dio ci benedica. Vi chiedo di alzarvi all'impiedi, adoriamo Gesù. Meraviglioso amore di Cristo, meraviglioso amore di Gesù. Vogliamo chiudere i nostri occhi, pochi minuti ancora, gloria a Dio. E la domanda che pongo a te: vuoi realizzare la parola fatta carne nella tua vita? Vuoi nascere di nuovo? Vuoi diventare una figliuola di Dio, un figliuolo di Dio? Vuoi poter dire: oh, stasera il Signore mi ha dato il privilegio di poter essere figlio di Dio, un figlio di Dio, una figlia di Dio? Gloria al Signore, credi e vivrai. Gloria al Signore. Il male, il peccato non ha potere su di te se tu ti apri all'amore potente di Gesù. Fratello Antonio, vieni avanti e Dio continui a benedirci. Alleluia, 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 alleluia. Benedetto Signore, grazie Gesù. Dio potente e misericordioso, Signore Gesù, gloria al tuo nome, Gesù. Signore, tu sei degno, Signore Gesù, tu sei degno di lode e di lode, Gesù. Tu sei degno se non sei glorificato. Gloria al tuo nome, Gesù, grazie Gesù. Oh, re della gloria, alleluia, Gesù. Grazie perché sei la luce della nostra vita, Gesù. Grazie, illumina i nostri cuori, la nostra mente, Signore Gesù. Grazie, Gesù, Rachina Manaiera della gloria, della gloria. Benedetto sei il Dio di gloria, della gloria. Signore, grazie, Spirito di Dio, la gloria. Thank you.
suo aspetto, il suo volto. Signore, ti lodiamo, Padre, ti magnifichiamo, Signore. Signore, sei meraviglioso, Padre. Signore, ancora questa sera hai rischiarato la luce, Signore, hai portato luce in questo luogo, Signore. Tu che sei la luce della nostra vita, hai voluto ancora rischiarare le tenebre di questo paese ancora in questa sera. Signore, hai voluto parlare chiaramente ai nostri cuori. Sei tu che ti sei fatto conoscere, tu che ti sei manifestato nella carne, tu che ci hai fatto conoscere il Padre, tu che sei stato e sei e sarai il vero Dio, l'unico che ci ha salvati, l'unico che
ha pagato il nostro peccato, Signore. Grazie perché non eravamo meritevoli di nulla. Signore, grazie perché non ci siamo guadagnati nulla, ma tutto hai fatto tu con il tuo amore, hai fatto tu con la tua grazia e la tua misericordia, Signore. Tu hai lasciato le 99 e sei venuto a cercare noi che eravamo dispersi in questo mondo. Ti sei fatto spazio in questo mondo, nelle tenebre di questo mondo, e sei venuto a rischiarare la nostra vita, Signore, con la tua luce meravigliosa. E così ti chiedo, per chi ha ascoltato questa sera, Signore, fa che attraverso l'ascolto di queste parole, Signore, possa aprire il suo cuore alla tua presenza, come abbiamo fatto noi, Signore, perché tu non sei lontano da noi, non sei lontano da chi ti ascolta, Signore, ma tu vuoi, come ancora hai fatto questa sera, che si apra la porta del cuore. Tu ancora bussi alla porta del cuore dell'uomo e tu vuoi che si apra, Signore. Fa che questa sera qualcuno possa aprire la porta del cuore, Signore, che possa sperimentare il tuo amore, quel calore profondo che riempie quel vuoto, come si è detto questa sera, Signore. Grazie perché hai riempito il vuoto della nostra vita, Signore. Non c'era niente che poteva colmare quel vuoto che andavamo cercando per le vie di questo mondo, ma quando sei arrivato tu, Signore, oh Padre d'amore, abbiamo scoperto il tutto della nostra vita. Così ti chiediamo questa sera, invoca Gesù e Lui ti darà la vera pace, ti darà la vera vita, la gioia che non conosci, che questo mondo non ti può dare. Signore, grazie per come hai usato il tuo servo, grazie Signore per come continui l'opera tua, e noi siamo sicuri e certi che questo seme che è stato sparso porterà frutto a lode e gloria del tuo nome, Signore. Continua a salvare in questo paese, Signore, ti prego, raggiungi gli ammalati, gli afflitti, Signore. Signore, raggiungi coloro, Signore, che ancora sono titubanti, Signore, che ancora sono deboli, Signore. Dai tu la forza, Signore, dai tu, Signore, ciò che nessuno può dare. Grazie Signore, rimani con noi, grazie perché sei stato con noi e lo continuerai ad essere. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, benedetto in eterno, amen. Signore grazie. Signore grazie. Gloria a te. Signore, non ci stanchiamo, Signore, di lodarti e di glorificarti perché tu sei il nostro Dio, Gesù. Signore, grazie ancora per questa sera, Gesù. Grazie per le grandi benedizioni concesse ad ognuno di noi, Gesù. Signore, siamo certi che tu hai toccato i cuori di coloro che hanno ascoltato, Signore Gesù. E te siamo ancora grati e riconoscenti, Dio di gloria. Oh Dio benedetto e misericordioso, continua a rivelarti nella loro vita come hai fatto nei nostri cuori, affinché insieme ti possiamo innalzare e benedire, Signore. Grazie, Signore, ancora, oh Dio, degli esercizi, cosa dire, Signore? Siamo stati bene alla tua presenza, Signore, e abbiamo scelto la migliore parte ancora questa sera. Continua a benedirci, Signore Gesù. Accompagnaci ancora alle nostre dimore, Signore. Tienici sotto le tue ali, Signore. Guidaci in questo pellegrinaggio che affrontiamo giorno dopo giorno. Amen. E facci grazie di poter essere di buona testimonianza. Sì, Signore. Ogni cosa ancora questa sera ci abbiamo chiesto nel nome di Gesù, in quel nome glorioso, Padre, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Grazie, Gesù, gloria a Dio, grazie. Gesù, gloria al tuo nome, Gesù. Andiamo un piccolo cuore e poi chiudiamo con 570. Amen. Grazie Gesù, grazie Gesù. Alleluia Gesù, grazie Gesù. Ma lasciatori siamo del Salvatore Gesù, anima a noi portiamo che salva da lassù, dei ricchi poi ancora solo il Salvatore, noi predichiamo ovunque andiamo salvezza ad ogni cuore, siamo in marcia proclamando che Gesù
lasciatori siamo del Salvatore Gesù, anima lui portiamo che salva da lassù, le ricchi e poveri ancora sono il Salvatore, noi predichiamo ovunque andiamo salvezza ad ogni cuore, siamo in marcia proclamando che Gesù può perdonare e dal manco liberare, può salvare, può guarire tutti quelli che verranno a lui con fede. Grazie al nostro Signore Salvatore e Donna, come lo Spirito tuo Santo siano con noi, ora e per sempre. Amen. A Dio la gloria. A Dio piacendo, ci vedremo domani sera. Amen. Che Dio ci benedica.